Fabio De Luigi, Andrea Pisani, Arizzone Rimini per il film Ti presento Sofia. Giometti che ha organizzato la serata, Giometti che ha avuto un incidente in macchina e porta il busto, quel Giometti lì ha chiesto a noi due se possiamo fare la foto. E la risposta è? No. Chiaramente no, senza un bradino. Anche sono tutti azzeccati i personaggi. No, no, adesso un momento di serietà, ma uno solo, non troppo, perché se lui muore, se sei serio, per 5 minuti. Tu ridi, dobbiamo smorzare. No, hanno lavorato molto bene, diciamo anche prima, gli sceneggiatori, perché hanno adattato la storia, che è un remake di un film argentino, a noi, e andando e nel fare questo hanno fatto un ottimo lavoro di approfondimento sui personaggi, hanno reso i personaggi più rotondi, più presenti, e se devo dire la forza di questo film sta proprio lì, cioè, ci sono tante storie intrecciate, tante tematiche che si intrecciano molto bene, con grande divertimento, quindi è riuscito, la torta è riuscita bene. C'è una forte sottotrama sul fratello. Questa storia del fratello che torna continuamente, quasi in maniera ossessiva all'interno della storia, interpretato magistralmente da Andrea Pisani. Questa scelta del regista di non metterlo nella locandina per lasciare un alone. Infatti lo stavo cercando qua, scusa, stavo cercando. No, niente, neanche. Sì, tra l'altro. Io sono in memoria. Io ho allevato quasi la metà fra un padre e un fratello, al punto che lui scrive una canzone intitolata Patello, una crasi fra padre e fratello. Sì, esatto. Ma ho aperto una parentesi e adesso non so chiuderla più. No, parliamo di musica allora, visto che la musica in fondo sono ha un perso. Ruolo. No, mi riaggancio io. I blondi. E poi ci sono. Ci sono, e poi abbiamo anche gli After Hour. Ah, certo. Gli originali dal vivo. E abbiamo anche i Morandi. Abbiamo anche un accenno di Morandi. Ma ci metterei un'altra cosa musicale. Prova a dire. Shapiro. Quante ne sai? Sì, no, sì, ne so, sì, cioè, sì. Esatto. C'è anche Shapiro che interpreta mio padre in maniera clamorosamente centrale. L'egocentrismo di De Luigi è risaputo. Nostro padre. Ecco, tu anche suo padre. Ma lui è un personaggio piccolo, non è che. No, tutto questo perché lui non gli ha mai perdonato in 20 anni, che poi è vero, credo anche lo. Beh, vorrei vedere. Ma com'è che fa? Com'è che dice? No, lui dice. No, ma adesso non posso farlo, c'è nel film, quindi. Vabbè, una parola. No, parla. Sono 50 anni che sei in Italia, dai del tu a tutti e parli così, sì. Lo prendo molto in giro perché poi è vero che è così. Parla così. Ed è grazie al fratello che questa. Questa storia decolla, devi dire. Che questa storia. La pista in piedi. Ambientato la spiaggia non è quella di Rimini, pescare. No, ma pescare, tutto è un film adriatico. L'ambientazione adriatica. Gli interni non sono stati fatti a Roma, ma chi se ne frega, tanto sono un interno. Invece tutti gli esterni sono stati fatti a Pescara, dove abbiamo girato con una scelta assai coraggiosa a cavallo fra febbraio e marzo, convinti che sarebbe esplosa la primavera. Invece è nevicato a Roma a marzo, quindi il film, che doveva avere comunque un po' di giornate soleggiate, sembra un giallo di Derrick. È vero. Però questo non toglie buon umore. E per prendere un altro pubblico, pigliamo anche quelli dei thriller. Un'ultima battuta sulla bimba che ha sbaragliato un po'. Si chiama Sbaraglia e sbaraglia anche in scena. Sbarella anche? Sbaraglia anche. Sbaragliato e sbaraglia anche in scena. E devo dire, no, è proprio brava. Ma perché continua ad andare da lui? Perché c'ha sempre la speranza che dica qualcosa. Ma è inutile, la speranza che non devi. Allora, io apprezzo la tigna invece, apprezzo la tigna. No, parla tu e faccio io adesso le facce, dai. Sì, però di cosa vogliamo parlare? Dì, racconta la bimba. Sulla bambina. Ah, questa bambina sorprendente, più brava di tanti altri. In generale. Tante altre cose studiato, ed è bellissimo perché quando le si chiede che cosa vuoi fare da grande, lei risponde la biologa marina, e quindi questo fa di lei un'attrice molto umile. Chiedi di Joao, però dobbiamo andare da lui. Joao non si può dire, ragazzi, niente, ragazzi. E facciamo così, e uno allora al fine lo va più a vedere, sì, facciamo un disegno. Non potete Joao capire cosa succede con Joao, così allora lasciamo un altro nome, Alfio.
chi sarà Alfio? Alfio, vuole... Alfio, conosco Alfio ed è... Volevo vedere se c'era Alfio in un io. Però Alfio, adesso lo diciamo, Alfio secondo me meriterà Alfio una menzione. Sì, è il pupazzo preferito di mia figlia e che lei si porta ovunque, solo che è un cane di queste dimensioni, molto grosso. Il microfono dice 6 minuti, ma percepiti 10. Quindi, secondo la questura... Io andrei... Quindi, no, chi ce lo fa, stringe? Io scrivo. No, salutiamo tutti gli amici di Radio Gamma, ovviamente, ai quali io sono molto affezionato, perché ho mosso lì per alcuni versi alcuni dei miei primi passi, poi mi sono fermato. Lui nemmeno non sa cosa. Però adesso non so, a quale radio dare la colpa, adesso che lo so. Visto, fa anche il figo, vabbè, niente. Ciao, grazie. Entro la fine dell'anno ancora 2-3 film, vero? No. Con calma. Io faccio un film all'anno. Che poi quest'anno sono 3 e un altro discorso. Fanno 4-5. Aspetta, abbiamo della polemica, signor De Luigi. Polemica. Facciamo dei nomi. No, è che c'è questo problema. Stranieri, che quando anche faccio un film poi mi chiamano, devo andare in giro a promuoverlo in tanti posti. Quindi il percepito è che ne ho fatti denti di film. Sono gli altri che fanno 4 film, non vanno a fare la promozione e fanno i fighi. Questo è il problema, capito? C'è polemica. Facciamo un nome almeno straniero di chi fa Casper. John, che ne fa molti di film. No, ma è una donna, eh? Adesso siamo a percepiti 20, guarda che andiamo veramente lunghi. Sul percepiti 20 non ci salutiamo. Buon tutto. Anche a voi. Grazie.